Cari amici, buongiorno. Buongiorno. Torniamo a parlare di pesca. Questa volta parliamo dell'apertura della pesca alla trota. Intanto scusate la location, ma sono praticamente in uno scantinato, poco più, ma non avevo altre alternative per avere un segnale decente internet. E tutto nasce dalla lettura del regolamento della Regione Toscana, la quale pomposamente annuncia l'apertura della pesca alla trota, se non sbaglio, il 29 di febbraio. È il regolamento stesso che mi ha lasciato molto pensare, perché nel regolamento si parla di una misura minima di 22 centimetri, la possibilità di prelevare un massimo di 5 capi, l'utilizzo di esche naturali, l'utilizzo di camolera con un massimo di 3 ami, tutti rigorosamente senza ardiglione, il che stona abbastanza col fatto che devi trattenere o puoi trattenere trote da 22 centimetri. Se noti bene, la mia mano è 24. La trota di 22 centimetri non è neanche una trota, è poco più che un cavedanello, un alborello. Ora io vorrei sapere chi è che ha scritto questo regolamento, che razza di mentalità ci sia ancora retrograda, barbarica, perché nessuno è intervenuto, nessuno interviene a dire che questo è uno sconcio, che l'emissione di trote a spese dei contribuenti affinché vengano prelevate, è una manovra che andava bene 20 anni fa, 30 anni fa, 40 anni fa, ma nella pesca moderna non ci devono essere queste stupidaggini, ci deve essere un qualcosa di diverso. Le acque da trota, in particolare le acque correnti, acque pregiate, non possono vedere ancora l'uso di esche naturali, non possono prevedere la cattura di 5 capi, a meno che non si sia in acque dedicate al prelievo di pesci. Ma sappiamo che ci sono delle regole che lo stanno impedendo completamente, di quello non voglio parlarne. Quello che mi lascia stupito è il fatto che non si comprenda che i nostri fiumi, in grande difficoltà, non possono essere trattati come venivano trattati molti lustri fa. Ci deve essere un processo di miglioramento, di crescita. La trota deve essere pescata con esche artificiali, lo spinning senza ancorette, ardiglioni schiacciati a Mossingo. Oppure a mosca, e anche lì una, massimo due ninfe, oppure una ninfa, ardiglione schiacciato. Catch and release, perché nelle moderne generazioni questo catch and release sta entrando, è entrato. Io conosco ragazzi bravissimi, quando dico ragazzi parlo di gente di 25-26 anni, che non accetterebbero mai di vedere trote prese e infilate in un sacchetto. Purtroppo c'è anche questa pesca, ma questa non è più pesca. Questo non è più pesca, ragazzi. Vedere gente che sui fiumi va a pescare con la camola e il galleggiantino non è più pesca moderna, è qualcosa di vecchio. Loro non sono come noi. È un discorso pesante il mio? No. È un discorso che vuole portare, così come il sottoscritto e tanti altri che hanno avuto la possibilità di pescare all'estero, vuole portarci verso un modo diverso di concepire la pesca. Perché la gente che si mette le trote nel sacchetto e magari ne nasconde 5 dietro un albero per andarne a prendere altre 5, quanti ne conosciamo che hanno fatto così? Il mio primo maestro di pesca faceva questo nell'Arienza, ma erano gli anni 70. Poi l'hanno beccato e ha smesso di farlo, perché lo hanno duramente cacciato da quelle acque. Ebbene, non siamo più negli anni 70, sono passati 50 anni. E quindi dobbiamo fare in modo che nelle acque dove ci sono le trote, vengono immesse le trote, questi sconci non accadono. Ma soprattutto, ma la misura minima è di 22 centimetri, ma ci rendiamo conto di quanto è ridicola? Ci rendiamo conto di come la pesca sportiva ne esce con un'immagine pessima? E poi non stupiamoci se avremo e abbiamo degli attacchi da parte di chi non è minimamente interessato alla pesca. Poi ci possiamo raccontare qualsiasi balla. Che siamo 2 milioni, che produciamo l'indotto, sì, tutto vero. Ma intanto l'opinione pubblica ci vede come dei poveracci e smetterà di vederci come dei poveracci nel momento in cui faremo piazza pulita di determinate cose. Questo è il mio pensiero, molto duro, mi dispiace, molto diretto, ma sapete che bisogna essere diretto, io non prendo ordine da nessuno, grazie a Dio, non li ho mai presi, né ho intenzione di prenderli in futuro. E cerchiamo di cambiare, di fare in modo che queste situazioni cambino. Complimenti alla Regione Toscana per l'ottimo regolamento, ovviamente sono ironico, ma non è l'unico regolamento che esce.
Complimenti per il fatto che chi dovrebbe tutelare gli interessi dei nostri pescatori non è in grado di farlo. E con questo vi saluto, carissimi amici.